L'esclusione delle liste di formigoni in Lombardia e polverini nel Lazio. Se non si troverà in tempo una soluzione, potrebbe portare al rinvio della tornata elettorale del 28 marzo. La tragedia del Cile, a un mese da quella di Haiti, ha inevitabilmente spostato l'attenzione dei media mondiali dalla piccola isola caraibica al grande paese sudamericano. La squadra romana sull'orlo del baratro, l'ipotesi retrocessione turba i sonni della tifoseria. Buongiorno e benvenuti al TG Luis. Queste le principali notizie di oggi. Le vendite dei modelli Chrysler non vanno male, la Fiat in borsa risponde bene, spiragli per Termini Imerese e a Ginevra appare una Ferrari verde. Montezemolo è moderatamente ottimista. Daniele Serio. Se oggi questo paese sta in piedi è grazie agli operai e alle operaie che producono e non evadono le tasse. Lo ha detto il presidente della Fiat Luca Cordero di Montezemolo. Intervenendo all'apertura del Salone dell'Automobile di Ginevra, il numero uno del Lingotto ha voluto affrontare la spinosa questione relativa alla chiusura dello stabilimento di Termini Imerese. Da parte nostra, ha detto Montezemolo, c'è la massima disponibilità a cercare una buona soluzione, anche se sarà necessario un confronto con il mercato. In pratica, la casa torinese metterà a disposizione di eventuali acquirenti la fabbrica siciliana e qualora si presentasse qualche buona idea, potrebbe partecipare con un piccolo investimento, ferma restando l'intenzione di non coinvestire. Montezemolo ha mandato anche un segnale rassicurante circa i rapporti tra lui e Marchionne, una dichiarazione che, unita all'ipotesi di una più stretta collaborazione con la Peugeot, ha fatto salire il titolo Fiat del 3,9%, portandolo oltre quota 8 euro. Al Salone di Ginevra è stata anche presentata la prima Ferrari ibrida, prodotta per abbinare il rispetto dell'ambiente con il piacere della guida. La versione green entrerà in produzione nel giro di 4-5 anni e sarà un 12 cilindri a V, con doppio motore, uno elettrico e l'altro tradizionale. Elezioni regionali in odore di rinvio? L'esclusione nel Lazio e in Lombardia della lista del maggiore partito ha sollevato un polverone che stenta a diradarsi. Il servizio è di Paolo Riva e Irene Pugliese. Panini e ritardi, timbri e firme. Nasce così il caos liste che sta agitando il centrodestra e tutta la politica italiana meno di un mese dalle elezioni regionali. In Lombardia, meno di un anno fa, PDL e Lega ottennero alle europee il 55% dei voti. Oggi le loro liste si ritrovano escluse dalla tornata elettorale, insieme al loro candidato Roberto Formigoni. 514 delle quasi 4.000 firme presentate sul sostegno sarebbero infatti irregolari. A Roma invece, il sindaco Alemanno e il ministro Meloni, con i capigruppo Cicchitto e Gasparri, hanno partecipato alla maratona oratoria per libertà e democrazia, che Renata Polverini ha concluso ieri sera in piazza Farnese. Salute e futuro. Da domenica abbiamo aggiunto democrazia, democrazia, democrazia. La sua lista civica e quella del Partito delle Libertà erano state respinte nei giorni scorsi, ma poche ore dopo la manifestazione la Corte d'Appello di Roma ha riammesso l'ex sindacalista UGL come candidata alla regione. Niente da fare invece per la lista PDL. Pur di prendersi un panino, infatti, i rappresentanti locali del partito, Alfredo Miglioni e Giorgio Polesi, hanno consegnato la documentazione della lista oltre l'orario stabilito e si sono visti perciò rifiutare ieri il ricorso alla Corte d'Appello. Così, dopo l'infruttuoso incontro di ieri tra Berlusconi e Napolitano, il Consiglio dei Ministri di oggi cercherà una non meglio precisata soluzione politica per la spinosa questione. Ai sostenitori del centrodestra non resta che attendere gli esiti dei ricorsi al TAR, sia in Lombardia che nel Lazio. Secondo me c'è qualcosa di strano sotto, perché è impossibile escludere milioni di persone dal. Nel caso non ci fosse la lista PDL, per chi voteresti? Sempre per la Polverini. Un mese dopo il sisma di Haiti, un terremoto con conseguente tsunami in Cile. Una tragedia scaccia l'altra dalle prime pagine dei giornali. Giacomo Perra. Scene di ordinaria distruzione. Quella del Cile, colpita al cuore dal terremoto a fine febbraio. Il paese sudamericano come Haiti nel gennaio scorso. Ma quasi due mesi di distanza, la tragedia che ha devastato l'isola caraibica sembra già dimenticata, sostituita nell'agenda mediatica proprio dal sisma cileno. E intanto il pericolo di un nuovo disastro è dietro l'angolo. Se la mobilitazione degli aiuti non sarà massiccia, afferma Jean-François Mattei, presidente della Croce Rossa Internazionale, ci sarà un altro dramma, visto che il peggio verrà con le piogge insistenti che arriveranno entro 6 settimane. Le ultime stime ufficiali raccontano l'esatta dimensione del dramma haitiano. 270.000 i morti e 3 milioni circa i senza tetto sistemati nelle 200.000 tende distribuite alla popolazione.
Ad aggravare la situazione, la mancanza d'acqua, a cui molte famiglie ancora non hanno accesso. Un'emergenza non risolta, che si aggiunge alla pochezza dei fondi raccolti per la ricostruzione. 550 milioni di dollari, un decimo rispetto a quanto stanziato per lo tsunami del 2004. Roma, Venezia, le smanie per le Olimpiadi. Secondo i rispettivi sindaci, nell'estate del 2020 i giochi si dovrebbero svolgere sul Canal Grande o intorno al Colosseo. E per l'Olimpiade invernale un'autorevole voce ha indicato l'Aquila. Il servizio di Dario Parascandolo. Secondo me un'idea bellissima sarebbe quella di candidare l'Aquila per le Olimpiadi invernali del 2018. In quel momento l'Aquila sarà stata ricostruita e si potrebbe lavorare per attrezzarla affinché diventi una candidatura inimitabile ed eccezionale per un avvenimento così importante. La proposta di Guido Bertolaso trova la risposta del vicepresidente del Comitato Olimpico Mario Pescante, che ha invitato il capo della Protezione Civile a non alimentare false illusioni. La competizione con la città di Monaco, infatti, è attualmente insostenibile. L'Italia ha inoltre già annunciato una candidatura per le Olimpiadi estive del 2020, per la quale concorrono Roma e Venezia. Un'Olimpiade che rischia di diventare una guerra fra le due città. E le cannonate più violente devono ancora arrivare. Roma ha già ottenuto il sostegno di Rai e Trenitalia, e il CONI non ha mai nascosto le sue preferenze. Sono infatti ben noti gli incontri privati tra Gianni Petrucci, da 11 anni alla guida del CONI, e il sindaco di Roma Gianni Alemanno. Inoltre Alessandro Profumo, amministratore delegato di Unicredit, ha aderito lo scorso mese al Comitato per Roma 2020. Un'ultima beffa per tutto il Nord-Est, titolare di gran parte del capitale azionario del gruppo bancario Unicredit. Con queste prospettive, al Canal Grande non resta che aspettare. Mentre la Roma si gode le vette della classifica, sulla Lazio aleggia lo spettro della Serie B, due tifoserie dai destini diversi. Stefano Silvestre. Dopo aver sollevato la Coppa Italia a maggio e conquistato la Supercoppa Italiana in estate, la tifoseria biancoceleste non immaginava certo di dover fare i conti con lo spettro della Serie B. La Curva Nord non sembra accettare l'idea di dover affrontare la Serie Cadetta, come accadde nel lungo triennio a metà degli anni Ottanta. E se i tifosi della Roma si godono le vette della classifica, gli ultra biancocelesti promettono battaglia. Sfottò, scritte sui muri e canzoni fanno da cornice alla caduta della Lazio nei bassi fondi della classifica, e già si scatenano i rituali scaramantici. Ai tifosi giallorossi non è sfuggito che nel 1985 fu neve a Roma e Serie B a fine anno per la Lazio. Quest'anno un'altra abbondante nevicata in febbraio potrebbe essere un cattivo presagio per l'epilogo del campionato della Lazio. L'antagonismo tra le due tifoserie è destinato a esasperarsi, visto il carattere battagliero della Curva Nord. A Formello il clima è incandescente da mesi. Scioperi del tifo, tensioni nello spogliatoio e un cambio di allenatore che non ha ancora dato dei frutti. Bersagliato dalle contestazioni di larga parte della tifoseria, Lotito è sotto accusa per la partenza di Pandev, ma, in caso di Serie B, sarebbe lui a dover fare le valigie. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione e appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci da Stefano Silvestre e Chiara Aranci.